Strano che una ragazzina di 11 anni si cimenti in questo genere di scrittura che parla di efferati criminali senza scrupoli, di sangue e di morte. In realtà io sono innamorata della vita, ne ho un profondo rispetto in tutte le sue manifestazioni. Sogno la pace, esorto ad amare le persone e non le cose e a usare le cose e non le persone, come già raccomandava mezzo secolo fa l'arcivescovo statunitense Fulton John Sheen. E questo mio racconto è anche una storia di amicizia. Purtroppo vivo in una società in cui si stanno perdendo tanti valori e le persone sono smarrite, spesso senza una guida, assuefate al malcostume dilagante, impotenti di fronte alle tragedie che la cronaca ti serve in continuazione a pranzo e a cena. Ma io sono sicura che in fondo a un tunnel c'è sempre la luce, che l'intelligenza e la ragione, il coraggio e i buoni sentimenti avranno la meglio contro la cieca cultura dell'apparire e dell'avere. Sogno un mondo più leale, rispettoso, dove le persone, anche se di culture diverse, si possano guardare negli occhi senza paura, senza pregiudizi, scoprendo che in fondo siamo tutti uguali, fatti della stessa sostanza, soggetti alle stesse leggi della natura. Abbiamo lo stesso bisogno di pace e di amore, le stesse paure da combattere e vincere. La felicità non è data dalle cose che possediamo, ma da noi stessi. La felicità è la vita stessa, è un sorriso, un abbraccio, una carezza, un sogno condiviso. Felicità è credere nell'amicizia, nella forza della giustizia e nella solidarietà tra le persone. Credo che tutti insieme possiamo farcela costruire un mondo migliore, ma solo se ognuno si impegnerà dentro il proprio piccolo spazio quotidiano. Partire da se stessi può essere un buon inizio per una nuova storia, da scrivere insieme, eliminando tutte quelle parole odiose che troppe volte hanno ferito e umiliato l'umanità. Tanto letto e volevo concludere con un piccolo omaggio, perché l'altra sera, tra l'altro, la persona che mi ha aiutato con le sottolineature ha cucinato, insomma, ha preparato un buonissimo carpaccio vegano, io non l'avevo mai mangiato, e Federica mi ha suonato in anteprima la musica. Adesso l'autore è un nome quasi impronunciabile, perché la radice sembra quasi una parolaccia, cazzo, un nome così. Però poi la desinenza è Mark, quindi cazzo di Mark. E lei mi ha suonato questa cosa al pianoforte e io voglio contraccambiare una roba di un minuto e cinque secondi al massimo, che parla proprio del suo libro, quindi è una filastrocca senza pretese. Scusate che do un'occhiata se ha tenuto l'accordatura. Allora, parliamo di Mark. Ginger, Bell, sapete che poi Ginger è anche Bell, insomma in qualche maniera è un po' anche sempre lei. E poi ci sono degli altri personaggi che scopriremo se fa parte dei cattivi, dei buoni, ma chi lo sa. Qui ci vorrebbe un emoji, come dice spesso Federica, quella con quel punto e virgola e la parentesi di chiusura. Attacco. Rosso sangue sotto la statua della vanità, falsi miti e assurde male lingue dentro i vicoli di questa città. Occhio a Kate e al suo papà. Ginger Bell, Ginger per le strade di New York, Ginger Bell, Wonder Girl, la bella Sherlock Holmes, Ginger Bell, Ginger, lungo i viali a Central Park, Ginger Bell, Ginger con gli occhi verdi del suo Mark. Cosa abbiamo voluto. Adesso io non so se Federica vuol dire ancora qualcosa,
se no, se qualcuno del pubblico ha qualche curiosità da chiedere a lei o all'editore, perché prego. Ginger Bell come titolo? Perché sono le due protagoniste, te la lascio rispondere lei. Perché Ginger Bell poteva essere Maria Giovanna? No, si chiamava già Ginger, perché loro si chiamavano così, io intervengo perché so la storia. Loro amiche si chiamavano già così, Ginger e Bell. Solo io che poi sono intervenuto. Tutto lì, cioè, non... il libro era già scritto così, con Ginger e con Bell. Perché lei da piccola la chiamavano Ginger, posso dirlo io? Sì, perché quando ero piccola mi piaceva il nome Ginger, perché mi piaceva proprio la musicalità del nome, avrei sempre voluto chiamarmi così. E allora ho voluto tenere questo nome perché mi continua a piacere. E Bell, secondo me, ha un bel nome che sta anche bene con Ginger. Se c'è qualcun altro che vuole fare... Siamo stati abbastanza esaustivi, penso. Perché sennò altrimenti andiamo con le firmacopie. Anche se molti l'hanno già fatto all'inizio. Beh, magari anche tra i ragazzi, in fondo, no? Qualcuno... Come farà? No, beh, Gloria gliele farà già poi in separata sede, perché giustamente non è... No. Io, avessi 11 anni, le chiederei, ma come si sta? Si gira per la città di Motta di Livenza e adesso ti conoscono quasi tutti. Se avessi 11 anni io te lo chiederei. Non mi sento per niente famosa, tra virgolette, perché comunque è una mia passione ed è rimasta tale. Ho semplicemente avuto la fortuna e anche la costanza a continuare questo progetto e da qua è arrivata la pubblicazione. Però la scrittura per me è rimasta una grande passione e una cosa che faccio quando voglio, quando mi viene l'ispirazione. Quindi la considero come una semplicemente una passione. Come qualcuno magari allo sport o il piano, il canto, qualche strumento. Io la scrittura e la lettura. Beh, qualcuno come me però l'avrà incrociata in giro per molti, no? Dopo che l'ha riconosciuta. Io voglio dire quello che si vede invece di te quando ti si incrocia. Una persona rispettosa e generosa del saluto e dell'attenzione che le persone ti danno, rimanendo umile. Questo è quello che si vede quando incroci chi ti conosce. Prego. C'è da dire anche che è molto schiva. Quindi non è perché... Ah, tanto è vero che la serata è stata fatta prima dell'inizio delle scuole perché ha voluto lei così, perché ci fosse meno pubblicità possibile, perché è un po' come me, insomma, sembriamo, siamo timidi poi, in fondo. Bravo. Se a questo punto accendiamo le luci, vado io che so già qual è, e così possono venire qua. Possiamo chiudere, no, giustamente. Un applauso generale a tutti, grazie a voi.